Bentornati su Stranger Things 3. Allora, stiamo facendo la prova anche del nuovo microfono, quindi se l'audio dovesse non essere perfetto fatemelo sapere nei commenti in modo da poter migliorare i settaggi. Ma iniziamo con la partita e continuiamo. Eravamo rimasti al primo capitolo, Susie mi ricevi, mentre i nostri amici erano impegnati, eccoli qui, ad andare ad attivare la radio per contattare Susie, e ci abbiamo il nostro caro Lucas e il nostro amico Dustin. Allora, no, ok, poi vediamo un pochettino. Ah, eccola qui il tasto della mappa, mi ero dimenticato. Noi dobbiamo andare lì, va bene. Ok, le missioni, quindi la missione viaggia fino a Collevento, porta la parte appena creata a Collevento per finire Cerebro, e questo siamo qui appunto per fare questo. E poi ci sono le commissioni da fare, ma vediamo in un secondo momento se farlo. Quindi al momento abbiamo Lucas e Dustin che stanno giocando, con la possibilità di usare anche Will. Va bene, comunque andiamo e portiamo quindi quello che abbiamo creato. Ah, è partito già un video. Allora, vediamo ragazzi, qualcuno ha distrutto Cerebro. No! Ora non potrò più chiamare la mia ragazza, hanno distrutto Cerebro. Aspetta, volevi mostrarci questo? Per poter chiamare la tua ragazza? Sì, Susie sarebbe stata una sorpresa. Dobbiamo trovare le parti mancanti. Ok, forza, scommetto che sono qua vicino. Va bene, andiamo a trovare queste parti mancanti. Vediamo un pochettino di cosa si tratta. Allora, sembra che siamo bloccati da questi massi. Ok, faccio io, se uso la mia abilità speciale posso distruggere questi massi, vero? Ciascun personaggio ha un'abilità speciale che può essere usata in combattimento o per esplorare ulteriormente. Hawkins, attiva la tua abilità speciale con X, le attività speciali richiedono energia. Bene, l'energia può essere ripristinata raccogliendo energia o bevande Coca-Cola. Va benissimo. Ok, c'è un distributore di bevande nella baracca all'ingresso di Collevento, se ci serve altra energia. Perfetto, va benissimo. Apri il diario e usa la mappa per vedere dove sta andando. Ok, perfetto, quindi dobbiamo usare i poteri. C'è Liam che sta facendo da spettatore. Possiamo far saltare? Ok, sì, possiamo far saltare. Quindi scambiamo l'eroe e usiamolo. Ok, possiamo far saltare in aria queste rocce con la forza della bomba. Sì, bene, ecco qua. Perfetto, fatta saltare in aria. Abbiamo trovato anche una Coca-Cola. Sì, che per il momento ce la teniamo da parte. Riscambiamo l'eroe che voglio usare per un po' Dustin, che mi è tanto simpatico. Oh, aiuto! Aiuto! Un malintenzionato! Sì! Un malintenzionato! Che cos'è qua? Uno straccio, ci può servire, bene. Dimmi, Liam! Ci può aiutare, sì. Fa bam! Sì, sì. Pure che sei. Sì, sì, ho capito. Ho capito, sì, sì. Non Justin, Dustin. Oh, eccoli qua, vedi? Forza! Ah! Aiuto! I coltelli, aiuto! Mi hanno ferito? Ho perso poca energia. Va bene, dai, cosa ci fanno tutti questi tipi strani su Collevento? Beh, vorrei saperlo pure io, lanciatori di coltelli. Non ho idea, abbiamo passato quasi tutta l'estate alla Starkart. Devo imparare da questa maledetta pronuncia. Ok, vediamo, stiamo andando a questa parte. No, no, un momento, non mi serve. Ok, altri malintenzionati, aiuto, uccidi, spara. Ecco qui, sì, altri soldi, un altro malintenzionato. Ok, sì, nessuno spia bene come noi. Ok, nessuno spia bene come noi. Ah, ecco, ok, va bene. Qua distruggiamo tutto, che magari, no, ci sono dei ragni. Qua troviamo dei soldi, energia, sì, un po' di vita. E andiamo, ma dove sono finito? Il main flyer è potente. Oh, aiuto, un momento. Da quanto c'è? Che cosa? Non lo so, anche per noi è la prima volta che siamo qui. Aiuto, forza. Forza, vai. Ok, prendiamo i soldi.
No, è uno straccio, penso, sì, infatti. Ma allora aspetta, controlliamo pure un po' la mappa, che io devo vedere dove devo andare. Allora, mappa. Vabbè, per ora continuiamo a fare questo. Là è chiuso e non si può andare, però vediamo cosa dice, che cosa ci serve. Servono delle tronchesi che noi non abbiamo, va bene. Di qua vediamo se si apre e altri tizi. Quanti ce ne sono? Aiuto, presto, forza, se no questi ci ammazzano. E come fuori? Sì, no, va bene, al momento non la voglio usare la bomba, continuiamo a usare le loro armi. Aiuto. Come siamo messi, Dustin, con l'energia sta messo un po' peggio. Ti rendi conto? Sì. Aiuto. Ho trovato un altro gnomo. Sì, via. Sì. Ho trovato uno gnomo, vai. Non sembra che stiano scavando un tunnel? Sembra di sì. Che cosa strana. Ragazzi, dobbiamo concentrarci, chiaramente le parti di cerebro non sono qua giù. Possiamo frugare in giro più tardi, andiamo. Ok, quindi dobbiamo andare via da qua. Questa parte al momento non ci interessa perché ci dobbiamo concentrare su cerebro. Quindi andiamo di qua e vediamo un poco come va. Allora, andiamo da quest'altra parte, quindi riconsultiamo velocemente la mappa se ci porta... dove poter andare, quindi dobbiamo andare da quest'altra parte. Ok, andiamo di qua e vediamo da questa parte qui se non vado errato. No, ci sono due strade, proviamo prima questa. Ok, sì, ok, usiamo la bomba. Quindi Lucas, seguire qua. Ok, dobbiamo scambiarci di eroe. Ok, ecco. Va bene. Forza! Non lo so, aspetta! Sono distratto, non ho letto che cosa hanno detto. C'è una delle parti di cerebro, sì, abbiamo trovato la parte di cerebro, vai! Ah, Dustin si deve curare, ecco che cosa ha detto, ecco. Una delle parti mancanti, abbiamo fatto un altro passo per chiamare Suzy, avanti. E un altro passo per andare a casa, forse continuiamo a cercare. Ok, però dobbiamo curare il nostro amico Dustin. No, Lucas è da curare. Quindi curiamo Lucas, ok. È stata l'energia? Sì, dovevo... Ah no, è vero, c'hai ragione. Ecco qua. Va bene, sì, l'energia mi serviva. Avevamo ragione, l'avevo curato bene, via. Sia con il Medikit che con la Coca-Cola possiamo curare l'energia. Va bene, dai. La bello. Sì. Forza! Andiamo altri cuori. E torniamo ad usare Dustin. Vediamo un po' di qua se c'è qualcosa qui. Qui, sì, oh, aiuto! Lucas, aiutami, Lucas, ci sono i cattivoni. Ok, salve, Lucas, un altro. Mi hanno dato fuoco, Lucas. Fai qualcosa. Non stare lì a guardare. Ok, qua che cos'è? Vediamo un poco. Una scatola. Allora, X, Y, X. Ok, aperta. Che cosa va? Un'altra parte di cerebro. Ne manca solo una. Bene, dobbiamo trovare l'ultima parte di cerebro. Dove può essere quest'ultima parte? Aiuto! Vediamo questi muri. Ok, credo che questi tizi non siano di queste parti. Bah. È una città piccola, direi, qui non c'è niente, un'altra parte di cerebro, dai, che cos'è qua? Allora, A, X, B, allora no, A, X, B, l'ho aperto per un pelo, vediamo qui che cosa c'è, c'è un'altra parte di cerebro, forse sì, aiuto, lanciatore di coltelli, maledetti, Lucas, fai qualcosa, non restare lì a guardare, usa le tue palline infuocate, sì, siamo l'altra parte di cerebro, allora, A, B, B, ok, adesso è l'ultima parte di cerebro, sì, è l'ultima parte di cerebro, bene, ok, devi stare davvero poco bene se fai finta di avere una ragazza, Dustin, ancora, non me la sono inventata, forza, torniamo da cerebro e ve lo dimostrerò, andiamo, così ve lo faccio vedere, torniamo da cerebro, e ora ve la faccio vedere, proprio qua se ci sono i soldini, no, ok, andiamo, forza, dai, andiamo, se andiamo di qua,
Sì, c'è una scorciatoia. Ah, no, c'è una scorciatoia con l'uomo cattivo. Non vogliamo l'uomo cattivo. Forse è la scorciatoia. Ma che vogliono questi tizi dalla mia radio? Forse sono alieni travestiti. Cosa? Da dove è uscito Mike? Sì, e gli servono le parti di cerebro per chiamare casa. Fate schifo. Va bene. Ok, qua. No, passiamo. Sandy! Sandy! È vero, grazie Lia, ma non li avevo proprio visti. Questi. No, lasciamo stare, andiamo da cerebro. Cerebro. Un altro lanciatore di coltelli! Ma questo posto non è per niente sicuro! Oh! Ma mettete delle pattuglie di polizia qui per controllare! Oh, eccoci qua. Ah, ok. Datemi un minuto per riparare Cerebro e potremo chiamare Suzy. Almeno posso sedermi mentre lo fai, certo. Oh, ok. Vediamo che cosa. Suzy, mi ricevi? Suzy, dai. Quanto ci vorrà ancora? Devo tornare a casa fra poco. Dammi qualche altro minuto, dai. Dai, non essere paziente. Fuscio elettrico. Rispondi, Suzy, sono Dustin, mi ricevi? Vado a casa, forza Mike. Mi è piaciuto parlare con la tua ragazza invisibile. Un altro fruscio elettronico. E Dustin ha fatto la figuraccia perché la ragazza lingua incomprensibile, russo, non ve lo so leggere, non ci proverò. Ragazzi, aspettate. E Dustin va con loro. Ok. Bene, allora, e anche per oggi abbiamo finito, perché iniziamo con un'altra parte, un altro capitolo, quindi non vi voglio tediare con un video di 30 minuti. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate nei commenti qualsiasi cosa volete sapere, anche i consigli, sono ben graditi. Ci vediamo per il prossimo video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, se non lo avete ancora fatto. Ciao e alla prossima. Liam, saluta! Ciao! Ciao!